Allora, oggi vi porto un haul. Vi faccio vedere un haul. Quello che ho preso tra la mia città e Bologna, diciamo. E iniziamo subito da H&M. H&M Bologna. Mi sono presa questa borsa che mia mamma mi fa sempre un vigile con questa. Però a me piaceva, poi non ce l'ho una borsa così bianca. Non ce l'ho bianca, in generale. Ed è costata €19,95 da tracolla. Sì, è molto da origine. Poi questi shorts, che sono uno di quelli tipo disimpegnativi, no? Da mettere su quando è estate, il tiro dalla porta, una maglia, sei a posto. E questi sono costati 25 euro, 24,95. Poi invece nella mia città ho preso questi qua, mi sono già messi questa che avevo poi quando sono andata a Bologna e che entrando da Mac, no, mi stavo provando i giassetti e uno mi si è sbriciolato in mano e mi è caduto sulla maglia, penso fosse Up the Amp, che è tipo sul viola lavanda, sul rum rosa sul lavanda, sul viola, molto bello. Comunque è già nella mia lista. E sì, l'ho sporcata, quindi adesso ho aspettato a farvela vedere per metterla a lavare. Però anche, quindi questa tipo la metti sugli shorts e sei good to go, buona e vai via. Poi questa è adorabile, quanto è bella. Non so, mi sa da tenera, è romantica. E poi dato che è leggera, nel senso perché cos'è, tipo... è cotone, come si chiama? O tipo ricamata si chiamano? No, vabbè, comunque è aereggiata, aerodinamica ed è molto bellina dietro a questa apertura con la chiusura in finta madreperla, possiamo dire, ed è adorabile insieme a messa anche con questa, con questi, con degli altri shorts, non guardate che sono un po' piegati. E questo colore un po' sul beige e sono sull'elegantino, secondo me sono carini, ha dei dettagli molto carini con le tasche. E invece questi sono costati, anche questi sono costati 25, la maglia invece è costata sui 10, mi sembra, non mi ricordo, sui 10 o 15 la maglia, sai che ho buttato il cartellino. Invece questa qua rosa è sui 10 e questo ce l'ho, 9,95. In più, sempre da H&M, mi sono presa queste sponge, spugnettine per il make up o anche per giocare con gli smalti più altro. E sì, H&M è finito. Poi ho preso alcune cose da Lush e da Mac e dalla Apple. Mi era morta la batteria. Perfetto. Quindi stavo dicendo, sono andata naturalmente da Mac, dove ho sporcato tutta la maglia, e mi sono presa questo rossetto, che è quello che ho addosso. Stavo cercando un rossetto sul rosa, magari non troppo acceso, ma un po' più sul naturale, per poterlo mettere tipo tutti i giorni, quello da sempre, no? Non troppo nude, ma neanche troppo acceso, quindi che vada bene in ogni occasione, da tenere sempre in borsa, che si chiama Speed Deal. È un cream sheen, sì, ed è magnifico, non lo potrete mai vedere, però è quello che ho addosso. Poi sono passata da Lush e da Lush finalmente ho trovato quello che cercavo, cioè volevo la maschera per il viso che si chiama Chocolat, che è al cioccolato, perché chissà come mai vado matta per il cioccolato. E sì, quindi ho preso la Chocolat e i frutti di bosco.
Praticamente il cioccolato è... Dice, questa maschera si sfalma sul viso, non sul pane. Dice che è un profumo godurioso, un effetto da urlo, con fango marocchino, burro di cacao, vaniglia, per pulire dolcemente ogni tipo di pelle. Invece questa è una mousse di argilla lenitiva, olio di mandorle, mirtilli freschi e ricchi di vitamine. Coccola la pelle normale chi vuole sentirsi speciale. È sempre fatto da questo tipo, tutte e due. Bravo tipo, sei un genio. Dopo ho preso, naturalmente quando sei lì le commesse ti spiegano, ti impappinano, ti... Cioè tu esci di lì che vuoi comprare tutto il negozio naturalmente, quindi sono abbastanza brave. Poi ho preso questo tonico che si chiama acqua di sole ed è gentile per la pelle secca, sensibile e normale. Io ce l'ho sul secca, mi sta secca normale, più che altro secca, però d'estate sto come un porcio, quindi sono normale. No! Sì? Mi piace un sacco. Ha un profumo delizioso, c'è la lavanda, rosa e lavanda. Buonissima. In più avevo comprato anche questa saponetta che è uno scrub gentile, cioè quindi non troppo aggressivo e è piena di oli, però l'ho regalata, si chiamava Copacabana e sì, purtroppo l'ho già data via, quindi non ve la posso far vedere, probabilmente non era mia, quindi però era buonissima, quindi penso che tornerò a prenderne una anche per me. Mi hanno dato un sample perché loro non li danno i pigmenti che volevo mettermi qui tipo quest'estate, magari la metto insieme alla crema e mi faccio la mia BB cream, no la BB cream, il mio, come si chiamano quelle creme, crema colorata insomma. E niente, devo ancora provarla. Allora, questo è ocra scuro, non si vuole aprire, non riuscirete mai a vederlo, penso sia più scuro, quindi... però sembra che mi vada bene. Infine poi mi hanno anche regalato questo, un sapone corpo che si chiama Miranda, lo apriamo insieme, è un profumo che puoi sfregarlo sulla pelle bagnata e poi sciacquare con cura. State carinissime da me. E vi saprò dire com'è. Ah, buono! Ha un colore verdino, minty, tipo la verità. Ok, andiamo al sodo. Per cosa sono andata a Bologna? Perché non ne potevo più di usare quello di mio mamma, perché il mio è tipo fracassato. E mi sono entrata all'Apple Store. Dritta, c'era questo commesso. Ciao, come posso aiutarti? Io vorrei un MacBook Pro da 13 pollici. Mi ha guardato tipo, ah, ok. Ah, già, diretta. Sì, lo voglio, basta. No, ma fammi fare il mio lavoro. Quindi mi ha spiegato un po', ma io sapevo già cosa volevo. Sono stati un po' di casini perché io ho lo sconto universitario e tipo la macchinetta quando ho pagato dava direttamente lo sconto, ma non era lo stesso sconto che c'era scritto, diciamo, nel sito. E niente, allora dopo li sono messi lì a sistemare e poi a segnalarlo. Praticamente era del 6% invece del 10%. Da questo ho fatto un unboxing, se lo volete vedere, boh, magari lo metto dopo, con tutte le caratteristiche. E niente. E ho preso questa bellissima custodia. Oh, quanta carina! Tutta rosa. Questo è il sacchetto. Vabbè, conoscete tutti i sacchetti Apple. Niente, io ho finito. Sì.
spero vi sia piaciuto e ciao.